Il 21 ottobre 2019 alle ore 11:15 al Tribunale di Firenze ci sarà il processo Renzi-Maiorano. Sarà l'ultima udienza, l'atto finale di questo processo che sta andando avanti da ben 7 anni, dove io sono imputato di diffamazione aggravata perché ho rilasciato alcune interviste su alcuni giornali, tra cui Il Giornale e altri, dove praticamente ho dichiarato che Renzi è un ladro, anzi il peggior ladro che sia mai potuto vivere a Firenze e che nel giro delle zoccole, delle escort, delle mignotte a Palazzo Vecchio c'era anche lui, cioè anche lui frequentava le ragazzotte, le signorine e quant'altro. Appunto il 21 ottobre ci sarà questa udienza finale dove il giudice Bonelli mi condannerà all'ergastolo oppure mi assolverà in merito a tutte le accuse che il pupazzo mi ha contestato, anzi l'avvocato del pupazzo, in questo caso l'avvocato Bagattini, 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 Bagattini mi ha contestato. Io mi presenterò con una cariola di 7,5 kg di fatture, di spesucce pari a 31 milioni di euro, che questo si è fregato, soldi nostri, sono esattamente 22-23 milioni di soldi fatti in viaggi, cene, pranzi, vini, vacanze, fiori, puttane e quant'altro, e più ne ha più ne metta. Questo si è flashato ai tempi della provincia con altri 8 milioni di euro in relazione a una sua TV personale che era la Flores Multimedia, dove lì praticamente ha dilapidato 8 milioni e ha regalato 8 milioni di euro a giornali, giornaliste e giornalai al fine che questi potessero parlare bene di lui. Io mi presenterò con tutte queste fatture e dimostrerò, spero, al giudice che queste non sono spese politiche, ma sono peculati, sono spese fatte con soldi dei cittadini, fatti esclusivamente per fare la vita nel lavabo. Vi invito, e faccio questo video, anzi vi chiedo di divulgarlo, vi invito a venire in tanti, perché se qui in questi anni praticamente ho fatto tutto questo, l'ho fatto anche per voi italiani, per farvi conoscere chi è realmente Matteo Renzi. Io spero che voi veniate da ogni parte d'Italia il 21 ottobre 2019 alle ore 11:15 al Tribunale di Firenze a vedere la mia condanna all'ergastolo oppure la mia assoluzione. Più siamo, più veniti e più gente ci sarà e più risalto mediatico questa storia di furti e ladrocini fatti dal Matteo Renzi avrà visibilità, ma soprattutto finalmente, finalmente, voi italiani, anche se l'avete oramai capito, saprete veramente chi è questo signore che per anni si è praticamente mangiato, dilapidato, speso, fottuto, rubato soldi pubblici nostri, con i quali invece potevamo farci tante altre situazioni, li ha usati per cazzi suoi personali, per non parlare di tutto il resto al Comune di Firenze in relazione agli scontrini. Ma quello è un altro paio di maniche, lo sappiamo tutti, che quando si tratta di Renzi, Nardella, Arrai, Bonifazi, Laboschi, i soliti PM non fanno mai un cazzo. Quando si tratta di sottoscritto, polizia, carabinieri, guardia di finanza, eserciti, spese enormi per il solo scopo di accontentare il potere. Per cui 21 ottobre 2019 venite a vedere l'uomo che da anni oramai combatte da solo contro Renzi e il Giglio Magico. Vi aspetto.